Buonasera, io sono Vittorio Cottafavi, il regista dello spettacolo che inizierà fra pochi minuti. Come vedete, siamo in mezzo alle rovine di una città greca dell'Italia, Pestum, a 100 km a sud di Napoli. Ed è tra queste rovine che rappresenteremo per voi il più celebre dramma di Sofocle. I personaggi indosseranno costumi preomerici del tempo in cui nasceva il mito, mentre le rovine che li circondano sono del V secolo a.C., del tempo cioè in cui Sofocle creava la sua opera. Però le vedete come sono oggi, allo stato di rovine, e vedrete passare sullo sfondo automobili, camion, vedete passare in mezzo alle rovine dei turisti. Perché questo? È un modo per verificare insieme la validità dell'opera, per vedere se i problemi morali e sociali dell'Antigone ci toccano ancora nel cuore e nella coscienza. Il mito che dà origine alla vicenda di Antigone è questo. A Laio, re di Tebe, viene predetto che il figlio lo ucciderà. Laio, angosciato, decide allora di far morire il neonato abbandonandolo sul monte Citerone. Ma il servo a cui è affidato il compito, mosso a pietà, affida la creaturina a un pastore vagante di un lontano paese. Il bambino, chiamato Edipo, cresce credendosi il figlio del pastore, ignaro del destino che lo sovrasta. Giunto al pieno della sua giovinezza, gli viene rivelato dall'oracolo di Delfi che egli ucciderà il padre e sposerà la madre. Edipo fugge allora lontano da coloro che crede i suoi genitori e, giunto nella Focide, si scontra con Laio e lo uccide. Prosegue poi verso Tebe, dove incontra la Sfinge, il terribile mostro che minaccia la città. Edipo la vince, viene proclamato re e sposa Giocasta, la vedova di Laio, sua madre. L'ignaro Edipo genera due figli, Eteocle e Polinice, e due figlie, Antigone e Ismene. Ed ecco giungere l'ora terribile della rivelazione. Il re, quando scopre l'incesto e il parricidio, folle di disperazione, si acceca e fugge in lontano esilio. I due figli di Edipo, eredi al trono, si accordano di governare alternativamente un anno per uno, ma Eteocle alla scadenza nega l'accordo e scaccia il fratello da Tebe. Polinice trova rifugio ad Argo, dove ottiene alleanza e, a capo di un esercito straniero, pone l'assedio alla sua città per impossessarsi del trono negatogli. Nella battaglia davanti alle mura di Tebe, i due fratelli si scontrano in duello mortale e cadono uccisi l'uno dall'altro in uno stesso impeto. A questo momento inizia la storia di Antigone, la sorella dei due fratricidi. Il coro, questa presenza essenziale del teatro greco, non apparirà sulla scena, ma sarà sostituito da un personaggio che abbiamo chiamato il testimone. Perché testimonia per voi che siete il vero coro. Sì, il coro esiste ma fuori scena ed è formato dagli spettatori. Il testimone si rivolgerà direttamente a voi chiamandovi cittadini tebani, gente della mia terra. Perché? Vedete, quando un poeta si esprime in modo così totale, in senso così universale, ne siamo tutti coinvolti. E allora la terra intera diventa Tebe e tutti i suoi abitanti tebani. Anche gli altri personaggi si rivolgeranno direttamente a voi, spettatori e tebani, tentando di trascinarvi dalla loro parte, di convincervi, di compromettervi. Ma attenti, voi siete liberi di rifiutare o accogliere le loro idee. Siete padroni di un vostro autonomo e libero giudizio. Thank you.
Cittadini tebani, gente della mia terra, il sole è tornato, brilla di più sulle sette porte di Tebe e sugli scudi bianchi del nemico in fuga. Polinice l'aveva portato da Argo contro la nostra terra, un esercito fitto che urtò contro le mura invano, avido di sangue invano. Il furore dei nostri giovani lo assaltò, lo sgominò e il nemico scomparve prima di incendiare le torri. Capaneo il superbo aveva già scalato il muro. Una fiumana lo incoraggiava e lo spingeva ed egli dall'alto del muro gridò vittoria contro il cielo profondo. Dio lo udì e scagliò una folgore contro di lui. Il fato lo fermò, ebbro di bufera e di sfida. Cadde incenerito, precipitò, rimbalzò al suolo, la fiaccola che aveva alzato contro il cielo si spense, gli altri cadevano sul campo orribilmente colpiti e i due fratelli Eteocle e Polinice puntarono le loro spade uno contro l'altro e si divisero in parti uguali la morte. Così, mentre noi salutiamo la città liberata, nel loro sangue si estingue la dinastia dei nostri re, la stirpe di Laio, funesta a questa terra. L'oracolo, fin dal principio, aveva vietato a Laio di procreare figli, aveva predetto i lutti che avrebbero portato alla nostra città. Laio non ascoltò, volle perpetuare il nome, il potere della famiglia. E l'oracolo si è compiuto. Edipo, suo figlio, contaminò con l'incesto la nostra terra e fu causa della peste vendetta degli dèi. I figli di Edipo, Eteocle e Polinice, nel contendersi il trono, hanno diviso il popolo, hanno diviso le famiglie, gli altari, portato lo straniero nella nostra patria. E il destino ha raggiunto anche loro. La reggenza è toccata per dono misericordioso degli dèi. È toccata a Creonte, loro zio, uomo che fu sempre saggio, giusto, assennato, lontano dagli eccessi della stirpe. Ora nella casa di Edipo sono rimaste solo due fanciulle. La prima che piange i fratelli morti si chiama Ismene, l'altra pallida, occhi asciutti, quasi non più fanciulla, è Antigone. Ismene, dolce sorella, tu credevi che il destino di Edipo avrebbe risparmiato almeno noi. Invece eccolo che si avvicina. Hai udito il bando del nuovo sovrano? Non ho udito nessuna parola, né buona né cattiva, da quando i nostri fratelli ci hanno lasciato, uccisi uno dall'altro. Ho saputo che i soldati di Argo sono stati cacciati, e poi più nulla. Ti ho chiamata fuori per confidare una cosa a te sola. Quale cosa? Sembri agitata da un pensiero oscuro. Creonte, il nuovo re, concede la sepoltura a uno solo dei fratelli, a Eteocle. A Polinice, poiché venne con il nemico, no. Non lo ha ritenuto degno di questo onore. Secondo giustizia, come usano dire, Creonte ha chiuso Eteocle nella terra e sarà bene accolto dalle ombre. Ma il cadavere di Polinice, no. C'è ordine per tutti di non coprirlo di terra e di non piangerlo neppure. Di lasciarlo insepolto, preda ai corvi che già lo guardano dall'alto. Per divorarlo. Questo ha ordinato il buono, il saggio Creonte, a te e a me. Sì, anche a me.
E non sono parole. Chi farà un solo gesto per seppellirlo sarà lapidato. Perciò tu puoi mostrarmi subito se sei nata generosa o vile. E che cosa posso fare io, se così è stabilito? Rifletti, se hai voglia di tentare insieme a me. Ma che cosa? Dove ti porta la mente? Vuoi aiutare queste mani, con le tue, a sollevare il morto? Pensi di seppellirlo contro il divieto? Sì. È mio fratello. E anche tuo. Se tu non lo rinneghi. Non hai paura di disobbedire a Creonte? Creonte non può impedirmi un dovere sacro verso la famiglia. La nostra famiglia è condannata, Antigone. Noi due siamo nate da un incesto. Nostro padre si è unito ignaro con la sua. E nostra madre. Quando capì, si è strappato la vista. E la madre si è impiccata con una corda. E i nostri due fratelli si sono uccisi l'un l'altro per lo stesso destino. Di quale morte più atroce vuoi ora che moriamo noi, trasgredendo il comando di un re? Noi siamo donne. Non possiamo per natura lottare contro un uomo e contro un sovrano. Io chiederò perdono ai morti e obbedirò alla potenza dei vivi. Non ti prego più e non gradirò più tardi che tu mi offra il tuo aiuto. Resta pure quella che sei e che ti piace di essere. Io lo seppellirò e poi sarà bello morire per lui, cara a lui, e riposare con lui tra le ombre. Avrò compiuto un delitto santo. Alle ombre dovrò essere cara per un tempo più lungo, perché tra loro starò per sempre. Rimani tu qui, a disprezzare le leggi divine. Io non le disprezzo, ma non so disobbedire quelle dello Stato. Obbedisci allora, se questo pretesto ti basta. Io vado a seppellire mio fratello da sola. Non andare. Non darti pena del mio destino. Cerca di scampare al tuo, se puoi. Non rivelare a nessuno, almeno, quello che vuoi fare. Fallo in segreto. Anch'io tacerò. No, tu devi parlarne. Svelare l'opera mia. Il tuo silenzio mi sarebbe ancora più odioso. Tu ardi dello stesso pensiero che agghiaccia gli altri. Piacerò a quelli che devo amare. Se riuscirai. Tu vuoi tentare l'impossibile. Almeno finché ne avrò la forza. Lo tenterò. Ma prima di cominciare, sai già che è impossibile. Odio le tue parole. Se sono pazza, fammi compiere l'atto della mia pazzia. È il mio desiderio, morire per questo. Folle! Va pure se vuoi. Tu sei folle! Anche se i morti che ami ti saranno grati. L'amore della stirpe è più forte in Antigone dell'amore della legge. Contro ogni consiglio della prudenza, ella va a ricoprire il morto e viola così, fedele ad una legge antica, il comando di Creonte. Ma Creonte è uomo retto. Egli ha posto la legge al di sopra delle parti e anche al di sopra di se stesso. E vuole riportare, dopo tanti arbitri, la sovranità della legge, qui tra noi. Come possiamo non ubbidirgli? Viene. Forse ci vorrà parlare lui stesso. Ascoltiamo la sua parola. Cittadini, la tempesta ha colpito la nostra città, ma gli dèi ci hanno risollevato. Ora io conosco la fedeltà di ognuno di voi, prima al trono di Laio, poi di Edipo e dei suoi due figli.
finché la guerra fratricida li ha divisi per il regno. E uno per mano dell'altro, come sapete, sono caduti. Non sopravvivono che due fanciulle, le mie nipoti. E dunque, l'unico della stirpe che può prendere su di sé il peso del trono e il trono stesso, sono io. Ecco perché voglio che mi conosciate. L'animo, il pensiero, la natura di un uomo non si possono conoscere nel profondo prima che egli si sia manifestato negli atti del suo governo e nelle leggi che promulga. Zeus, che tutto vede nel tempo, mi sia testimone. Se io vedrò un pericolo minacciare la salvezza della patria, non tacerò inerte, né sarò mai amico di qualcuno più che dello Stato. La fedeltà di noi tutti è la forza prima dello Stato. Con questi principi io lavorerò a rinsaldare le istituzioni. Di conseguenza, sapete come ho disposto per i figli di Edipo che sono caduti. E Teocle, morto alla testa dei tebani per la difesa della patria, sia chiuso nel sepolcro e abbia gli onori del funerale. Ma suo fratello Polinice, che non rassegnato al giusto esilio, tornò da Argo con armati per mettere a fuoco la terra dei padri e abbattere le statue degli dèi per spargere il sangue fraterno e piegare noi tutti in schiavitù, non abbia sepoltura né pianto. Il suo corpo sarà divorato dagli uccelli e dai cani. Questo è il mio giudizio. I traditori non avranno mai da me onori uguali ai giusti. Solo chi serve la patria potrà sperare di essere onorato da me in morte come in vita. Egli è il re e a lui appartiene stabilire la retribuzione di castigo o di premio agli amici e ai nemici, come ogni altra legge, ai vivi e ai morti. E voi vigilerete dunque che i miei ordini siano rispettati. Vuoi che loro facciano la sentinella? No, donna. Le sentinelle sono già al loro posto. Come possono vigilare, allora? Come giudici. Non avrete pietà per chi disobbedisce. Credi che qualcuno sfiderà il divieto per seppellire il morto? Se il traditore ha ancora degli amici, essi corromperanno qualcuno con denaro. Signore! Signore, non posso dire di aver perduto il fiato per la furia di arrivare. Anzi, molto volentieri non sarei venuto. E anche venendo, mi sono voltato spesso a guardare la strada per tornare indietro. La mia anima mi diceva: disgraziato, vai proprio da Creonte a farti dare una pena sicura, mi diceva. Ma se Creonte lo sapesse da un altro, rispondevo io, non sarebbe anche peggio per me. E così mi sono fatto coraggio ed eccomi qua. Ma promettimi che non porterò pena per quello che dirò. Non vedo la causa di tutta questa paura. Il fatto è, non l'ho commesso io e neppure ho visto chi l'ha commesso, quindi non è giusto che venga un danno a me. Insisti a non dirmi questo fatto. Lo avvolgi bene di ripari. Eppure hai l'aria di dovermi raccontare una cosa spiacevole. Se no non sarei così esitante. Vuoi parlare? Ecco, lo dirò. Dunque? Il morto, qualcuno è venuto a seppellirlo. Sì, ha coperto il cadavere di terra e ha compiuto le offerte funebri. E chi? Non lo so, non lo so. Nessuno l'ha visto.
e neppure ha lasciato traccia di vanga. La terra intorno era dura, secca, intatta, non solcata da ruote, nessun segno del colpevole. Quando all'alba la guardia di turno diede l'annuncio, fummo presi tutti da stupore. Il corpo era stato coperto, ma non tumulato. Non tumulato, soltanto un lieve strato di terra lo nascondeva alla vista dei cani, per evitare, pareva, un sacrilegio. Voglio dire che i cani mangiassero il morto. Allora sorse tra di noi una disputa tremenda. Ognuno per salvare sé accusa l'altro. Tutti si difendono, tutti si dicono all'oscuro dell'accaduto. Eravamo pronti ad afferrare, stringere con le mani ferri roventi, a passare nel fuoco, a giurare sugli dèi che tutto c'era ignoto. E di chi era l'idea e chi l'aveva attuata. Ah. Finalmente, quando non restava più niente da indagare, parla un tale, ci costringe tutti ad abbassare la testa impauriti. Non sapevamo che cosa rispondergli, perché non aveva torto. Ma nessuno osava mettere in pratica il suo consiglio, che era questo, di venire da te, a riferirti la cosa e senza nasconderti nulla. Così fu tirato a sorte ed è toccato a me, bel guadagno, e mi presento a te contro mia voglia. E tua? Nessuno ama i portatori di brutte notizie e con i potenti della terra bisogna essere prudenti. Ascolta, signore, il fatto è molto strano e potrebbe anche essere stato, a noi pare, l'opera di un dio. Sta zitta. Opera di un dio. È ripugnante la sola idea che un dio si occupi di un traditore. Dove si è mai visto? Dove avete udito che gli dei fanno onore ai delinquenti? No, la verità non è questa. La verità è che vi sono alcuni che non si rassegnano ad obbedirmi. Chinano il capo per farmi contento, ma al tempo stesso corrompono le mie guardie con danaro, lo so bene. Il danaro. Nessuna invenzione ha portato agli uomini più corruzione. Il danaro abbatte gli stati, scaccia di casa la gente, trascina le anime più oneste a cadere nell'infamia, insegna alla mente umana come compiere il male e l'astuzia per compierlo. Ma viene il giorno che chi è corrotto e chi corrompe paga. Io rispetto ancora Zeus, ma sappiatelo e giuro davanti a lui che se l'autore di questa sepoltura non verrà scoperto, se non lo trascinerete qui davanti a me, non solo morirete, ma sarete prima appesi e frustati finché confesserete questo abominio. La legge è al di sopra del lucro e dell'iniquità. Bravo, sì. Signore, preferisci che me ne vada così? O posso dirti ancora una cosa? Che cosa? La tua voce mi infastidisce. Ti dà fastidio all'orecchio o nel cuore? Che differenza c'è? Il colpevole ti dà fastidio nel cuore. Io soltanto all'orecchio. Si vede chiaro che sei loquace dalla nascita. Sì, ma non colpevole di questa azione. Io invece credo di sì. Ti sei venduta l'anima per danaro. È terribile se uno di quelli che comandano si mette nella testa un'idea che è falsa, vuota come un'ombra. Trovate il colpevole, se non volete il premio di esservi fatti corrompere. Si troverà! Speriamo. Speriamo che qualcuno lo trovi il colpevole. In ogni caso, giuro, qui non mi vedrà tornare. L'uomo è un vero portento in mezzo alla natura. Non lo ferma neppure il mare, cattura il vento nella vela e via, corre sulle onde.
e solca la spuma. Ha imparato a fecondare la terra ogni anno, mandando su e giù cavalli e aratri. Gli uccelli volano, i pesci nuotano sott'acqua ed egualmente l'uomo li prende con lacci, con reti. Doma animali più forti di lui, cavalli, tori, e li mette sotto il giogo. L'uomo è padrone della parola, del pensiero, è autore delle leggi e dei costumi civili. Non ha paura neppure del futuro, perché confida nel suo ingegno. Solo nella morte non conosce riparo. Non conosce riparo. Ma vivo l'uomo è libero. La sua forza e la sua scienza può usarli nel bene come nel male. E se le sue leggi saranno ispirate a leggi divine, il suo popolo intorno a lui sarà felice. Se lo svia la superbia e il potere lo acceca, sarà solo, odiato da tutti. E noi non avremo in comune con lui né patria né pensieri. Questa fanciulla è Antigone, la figlia di Edipo. Certo, non la vedi? Antigone, Antigone, tu hai trasgredito l'ordine del re, tu. Sì, signora, l'impresa l'ha compiuta lei, colta sul fatto a seppellire il morto un'altra volta. Dov'è Creonte? Signore. Signore, non si dovrebbe mai giurare su nulla. O uno poi ci ripensa e si pente di aver giurato, come me, che giurai di non tornare più qua e giurai il falso. Ma è successa una cosa che non potevo sperare. La mia salvezza, signore. Perciò sono tornato. Questa ragazza l'ho sorpresa io che faceva il funerale a quello là. E questa volta non mi hanno tirato a sorte, perché la scoperta l'ho fatta proprio io. E adesso prendila e fanne ciò che ti piace. Puoi giudicarla, farla confessare. Io sono libero. Dove l'avete presa? Che cosa faceva? Seppelliva il morto. L'ho vista mentre seppelliva il morto che tu vietavi di seppellire. E come l'hai vista? Fu così. Quando tornammo là, sotto i colpi delle tue minacce spaventose, togliemmo via la terra che copriva il morto. Era già mezzo decomposto. Poi ci mettemmo sulla cima di un colle, al riparo dal vento che non portasse al respiro la puzza del cadavere. Ci esortammo tra di noi a vigilare, feroci, contro chi avesse ceduto a quella attenzione. E questo durò per un pezzo, finché il disco del sole non fu nel mezzo del cielo e l'aria avvampò. Ed ecco un uragano solleva da terra volute nere di polvere. Invade la pianura, scrolla il bosco e copre l'etere grande.
Noi assistevamo con gli occhi semichiusi a quel flagello divino. Infine, si allontanò. Fu allora che scorgemmo la fanciulla. Strideva. Lamentosa, acuta, come un uccello sconsolato che trova il nido vuoto, così era lei nel vedere quel cadavere scoperto. E con gemito alto malediceva gli autori del sacrilegio. Poi, con le mani, scavò rapida intorno altra terra secca e lo ricoprì. Ed infine, con un'anfora di bronzo, compì 3 volte la libagione funebre. La vediamo, ci precipitiamo, la afferriamo, non si spaventa. La interroghiamo su quello che aveva fatto prima, su quello che stava facendo adesso, immobile. Non nega nulla. Io ne ebbi un sollievo, ma anche un dolore, perché uscire dai guai è un sollievo. Ma metterci una fanciulla così è un dolore. Che vale bene la mia salvezza, però. E tu, che resti lì a testa bassa, confermi il fatto o lo neghi? Confermo. Perché negare? Puoi andare, tu sei libero. Rispondimi, conoscevi o no il mio divieto? Sì, certo, tutti lo conoscevano. E tu, anche sapendo, hai violato la legge? Non era una legge di Zeus, e neppure la giustizia che protegge i morti ha mai stabilito questa legge. Non credevo che un tuo divieto fosse tanto forte da permettere a un mortale di violare le leggi non scritte, immutabili, che ci hanno fissato gli dèi. Non da oggi o da ieri, ma da sempre, perché nessuno sa quando comparvero. E potevo io, per paura di un uomo, dell'arroganza di un uomo, venire meno alle leggi divine? Di morire non ho paura. Sono nata mortale non per tuo decreto, anzi, per me che vivo dalla nascita nei lutti e negli orrori, più presto muoio e più presto avrò pace. Non ho nessun rimpianto come ne avrei se avessi lasciato insepolto un figlio di mia madre. Tutto il resto non conta. Parlo come una pazza, vero? Ma forse chi mi accusa di pazzia è lui pazzo. Antigone è di animo forte come era il padre. Non la spaventa la sventura che la sovrasta. Questi spiriti duri sono quelli che più rapidamente si fiaccano. Il ferro più saldo, temperato al fuoco, va in frantumi. E i cavalli più impetuosi si fermano a una breve scossa del morso. Costei già mi ha offeso calpestando la mia legge. E ora vanta la sua prodezza e mi sfida. Tanto che non sarò più un uomo. Ma lo diventerà lei se l'avrà vinta su di me. Detesto. Odio soprattutto. Chi, scoperto il suo delitto, lo vuole esaltare. Ma anche se figlia di mia sorella, e fosse anche più legata a me della mia stessa famiglia, avrebbe ugualmente la pena che ho sancito. Come sua sorella. Sì, anche lei. Per aver consigliato, o desiderato, se non altro, questa sepoltura. Chiamatela. Sono nelle tue mani. Uccidimi. Vuoi darmi più che la morte?
Niente di più. La morte è sufficiente. Fa presto allora, parlare è inutile. Io odio le tue parole, tu le mie. A me basta di avere dato sepoltura a mio fratello. È tutta la mia gloria. E anche costoro sanno che fu un'azione giusta. Ma la paura li fa tacere. Tra i vantaggi della tirannide c'è anche questo. Di poter dire e fare qualunque cosa. Non è vero. Nessuno pensa come te. Avrebbero vergogna. Onorare un fratello non è una vergogna. Anche l'altro, ucciso da lui, era tuo fratello. Certo, erano nati dagli stessi genitori. Ma non sono degni dello stesso onore. Devi scegliere. Se onori l'uno, offendi la memoria dell'altro. E Teocle è morto e non si può più offendere. Dunque li metti tutti e due alla pari. Certo. Era suo fratello Polinice, non il suo schiavo. Ma uno è morto per difendere Tebe, l'altro assalendola. La legge della morte è uguale per tutti. No. Un nemico, anche morto, resta sempre un nemico. E se io voglio amare anche il nemico? Allora andrai ad amarlo sottoterra. Finché io vivrò, non sarà una femmina a comandare. Ecco qui l'altra. Due ribelli mi nutrivo in casa, come vipere. Vieni avanti. Hai preso parte anche tu al seppellimento? O giuri di ignorare tutto? Sono anch'io colpevole. Se Antigone non lo nega. La giustizia lo nega. Tu non hai voluto e io non ti ho fatto partecipare. Lascia che sia al tuo fianco nella sventura. Le anime dei morti sanno di chi è stata l'opera. Il tuo amore è solo di parole. Non dire che sono indegna. Sono tua sorella. E voglio morire con te. No. Faresti tuo un atto che non ti appartiene. Io basterò a morire. E come potrei continuare a vivere? Se perdo anche te. Ti resta Creonte. Tu ne avesti rispetto prima. Perché mi ferisci? Il tuo scherno mi fa male. Sì. Fa male anche a me. Posso almeno aiutarti. Salvati la vita. Io non te la invidio. Fammi morire con te. La tua scelta fu di vivere, la mia di morire. Ti avevo detto le mie ragioni. C'è chi le approva e chi approva le mie. Eppure vedi che siamo accusate tutte e due. Tu sei viva. Io a questa vita sono già morta da molto tempo. Due pazze. Che una fosse pazza dalla nascita, lo sapevo. L'altra si è rivelata adesso. Hai ragione. Le disgrazie fanno perdere la mente. No. La mente si perde quando si vuole restare uniti a un ribelle. E che vita mi resta, senza neppure lei? Lei? Ma non hai sentito? Dice che è già morta. Non la uccidere. È la sposa promessa di tuo figlio. Ne troverà un'altra buona a generare. E che abbia per lui lo stesso amore. Non voglio spose ribelli per i miei figli. Emone, se tu udissi tuo padre... Basta! Non sta a me pensare alle sue nozze. E tu davvero la strapperai a tuo figlio? La morte gliela strapperà, non io. La sorte, allora, è decisa per Antigone. Così credo. Lo credo anch'io. Con il vostro consenso, spero. Avanti, non perdiamo tempo. Portatela dentro e chiudetela bene. Anche i coraggiosi hanno paura quando la morte si avvicina. Quando un dio ha preso di mira una famiglia, la sventura continua ad abbattersi anche sui figli. Sui figli dei figli, come un'onda che si gonfia al soffio del vento sui gorghi dell'oceano.
e sconvolge la sabbia del fondo e frusta le scogliere che gemono senza riposo. Antigone era la luce di questa casa, l'ultima luce. E un po' di terra gettata su un morto l'ha spenta. Che odioso delitto e che cieca follia. Ma Zeus non si piega alla superbia umana. Neppure il sonno che tutti incanta lo vince. Il fluire degli anni non lo muta, vive eterno nella chiarità luminosa del cielo. L'uomo invece deve stare attento perché la sua sorte ruota e chi oggi regna domani può cadere in rovina. Quando Dio vuol perdere un uomo gli oscura prima la mente. Così il male che fa gli sembra bene e l'ora della sua caduta si avvicina. La speranza del potente non sempre è fondata, spesso è trama di vuoti desideri. È come il cieco che non si avvede del fuoco se prima non si è bruciato. Abbiamo trasmesso il primo tempo di Antigone. Due colpi di gong annunceranno l'inizio del secondo tempo tra 2 minuti circa. Thank you.
il figlio di Creonte, Emone, che viene. Forse ha saputo la condanna di Antigone e la triste fine delle sue nozze. Padre. Hai udito certo la sentenza contro la donna che ti era stata promessa? Sì, padre. Spero che tu non sia venuto qui adirato per questo. Almeno al proprio figlio l'opera di un padre dovrebbe essere accetta. Padre, io sono tuo. Tu mi guidi con i tuoi consigli. E io antepongo le tue leggi alle mie nozze. Bravo. È molto nobile accettare la volontà del padre, soprattutto quando non è facile. Anzi, è duro, lo so. Ma questo premia il mio sforzo di aver educato dei figli rispettosi, che nel bisogno aiutano il padre, soccorrono i suoi amici, combattono i suoi nemici. L'uomo che governa un popolo deve reggere con saggezza la sua casa prima. E io non posso sopportare che per orgoglio si metta al di sopra delle leggi. Colui che sa sottomettersi, sono sicuro che saprà un giorno comandare come prima seppe obbedire. E nella battaglia resterà saldo al posto assegnato. La disobbedienza sovverte gli stati, disgrega le famiglie. In guerra disfa le file dei combattenti, semina la rotta, poi la fuga e la strage. Mentre la disciplina, sotto un governo saggio, può tenere saldo uno Stato e la vita del suo popolo. Per questo bisogna difendere l'ordine e le leggi che stabiliscono ordine. A udirlo si direbbe che ha ragione, se la debolezza del nostro sesso non ci inganna. Padre, la ragione è il più prezioso dei doni. E io non posso né oso dire che tu non hai parlato con ragione. Avviene però che anche altri possano pensare una cosa sensata. Per me, ad esempio, è più facile accorgermi, poiché sto più in basso, di che cosa i tuoi sudditi vivono, fanno o disapprovano. Un popolano davanti a te, se sa di dire una cosa a te sgradita, tace per timore. A me invece è possibile, avvicinandomi, udire discorsi anche a bassa voce che si fanno in città. Ora, ad esempio, tutti commiserano questa fanciulla e dicono che è la più innocente delle donne, che paga con l'infamia un atto degno di lode, perché non volle che suo fratello, caduto nella strage, venisse lacerato dai corvi e dai cani. Perciò lo ha sepolto. E tutti copertamente giudicano che questa pietà è un merito. Padre, non c'è un bene che io stimi di più del tuo onore. A un figlio deve essere cara la fama onesta del padre, come a un padre quella dei figli. Non ti chiudere in cuore l'idea che la verità sia tua e che nessun altro può avere ragione. Chi è convinto di avere senno, di avere parola, e giudizio lui solo, nell'interno dell'anima è vuoto. L'uomo saggio non è ostinato e non rifiuta il giudizio degli altri. E quando un fiume in piena d'inverno raggiunge gli alberi della riva, solo i più flessibili, piegandosi, resistono. I tronchi rigidi lo seguono con tutte le radici. Così un navigante, che rinforzando il vento non allenta le scotte, anzi tende di più la vela, finirà con la chiglia in aria. Ti prego, calma il tuo cuore. E anche se sono giovane, accetta un consiglio da me. Certo, sarebbe meglio essere perfettamente saggio e non avere bisogno di nessuno. Ma non è così. E se uno parla con saggezza, è saggezza ascoltarlo. Ah. Così noi, alla nostra età, abbiamo trovato chi ci insegna la saggezza. Un figlio. Non guardare i miei anni, se ti darò un consiglio giusto. Darla vinta ai ribelli? No. Se tu giudichi che la sua è una colpa, non è pietà che ti chiedo. Dunque tu giudichi che non è colpevole. Tutto il popolo dice che non lo è. E allora sarà il popolo a dettarmi ciò che devo comandare?
Vorresti che dessi lo Stato ad altri e rinunciassi alle mie leggi? Ma lo Stato non esiste, se appartiene a uno solo. Allora un re, secondo te, non ha più la facoltà di regnare? Regnerebbe su un deserto. Sei uno stupido, dominato da una donna. Almeno non sono dominato da un errore. È commovente come la difendi. Ma io difendo anche te, e me, e la volontà degli dèi. È inutile. Ho già deciso che muoia. Allora anche un altro morirà, oltre a lei. Arrivi fino a minacciarmi. No. Non hai capito. Seguiti a non capire. Ah, è vero che vuoi insegnarmi la saggezza. Se non fossi mio padre, direi che hai smarrito la ragione. Sta zitto, schiavo di femmine. Vuoi parlare tu solo, senza che nessuno ti risponda? Giusto. E ti pentirai di queste parole contro tuo padre. Portate qui quella donna. Che muoia qui, adesso. Davanti al suo fidanzato e difensore. No. Non lo fare. Davanti a me non morirà. Padre, addio. Questa è l'ultima volta che tu mi vedi. Resta con questi amici tuoi. Che ammettono la tua pazzia. Se n'è andato sconvolto dall'ira. Il dolore alla sua età può trascinarlo ad un'angoscia pericolosa. Lascia che vada. Il dolore gli viene dalla sua superbia. E non salverà la vita a queste due. Pensi di farle morire tutte e due? No, hai ragione. Quella che non ha toccato il morto ha le mani pulite. La salverò. E l'altra? La farai uccidere? La porterò lontano da qui. La chiuderò in una caverna. Viva! Con quel tanto da mangiare che si dà come viatico ai sepolti. E là, invocando Ade, il dio dei morti, il solo Dio che lei adora, forse otterrà di non morire. L'amore. L'amore è una forza invincibile. L'amore sconvolge le fortune di un uomo, fa avvampare di notte il viso di una vergine. L'amore accompagna il navigante oltre il mare. L'amore visita nella sua campagna solitaria il pastore. Nessuno si può salvare, né un dio, né uno di noi che viviamo un giorno. E chi da amore è posseduto può fare pazzie. L'animo giusto diventa temerario e si corrompe, come Emone, che ha sfidato ora il padre, per amore della sposa, per il chiarore dei suoi occhi. Non si resiste al divino gioco di Afrodite. Adesso credo che anch'io peccherò contro la legge perché non riuscirò a trattenere le lacrime. Antigone si avvia a gelide nozze, al gelido letto che ci accoglie nell'ultimo sonno. Addio, gente della mia terra. Io seguo l'ultimo viaggio. Vedo il sole per l'ultima volta, poi entrerò nella notte per sempre. E Ade, il dio che ci attende oltre quel sonno, mi porterà alle rive di Acheronte, ancora vergine, senza nozze, senza aver udito i canti delle nozze. Andrò sposa all'acqua nera di Acheronte. Tu sai che la lode del popolo, anche se occulta, ti segue nell'oscuro ritiro dei morti. Tu ti avvii alla tomba
ancora viva e intatta, né consunta da morbo, né colpita da spada. Siatemi testimoni. Io sono colpita da una legge ingiusta e non ho un amico che pianga mentre vado a essere sepolta. La tua audacia ti ha fatto precipitare nel gorgo della giustizia ed è anche questa una conseguenza delle colpe di Edipo. Lo so, il letto di mia madre lordato dagli amplessi di suo figlio. Io nacqui da questo incesto, lo so. Sono maledetta. Per questo non avrò nozze e andrò a vivere in eterno con i miei infelici genitori e i miei fratelli morti. Onorare i morti come tu hai fatto è pietà, ma chi fa una legge non può consentire che tale legge sia violata. Ti sei perduta. Mi trascinano per questo viaggio inevitabile, senza amici. Dov'è il mio sposo? Mi tolgono questa luce del sole sacro. Emone, Emone, neppure tu. Nessuna voce umana udirò piangere per me. Non sapete che i lamenti non cesserebbero mai se giovassero prima della morte? Che cosa aspettate? Chiudetela dentro il sepolcro, come ho ordinato, e lasciatela sola. Che si lasci morire se vuole, o che viva finché può. Tu sei la mia stanza nuziale, tomba, chiusa, eterna dimora. Starò con i miei morti, cari, e io vengo per ultima, in questo modo lugubre. La mia parte di vita non è ancora trascorsa, ma voi mi amerete, padre, madre, fratello, vi ho lavato, adornato, sepolto con le mie mani. Polinice, per seppellire te ho ricevuto questo premio. Eppure non mi pento. Creonte non mi perdona di averti onorato. Dice che è un delitto e mi trascina a morire, senza marito, con il grembo intatto, senza aver provato il palpito dei figli. Non è più in sé. Il suo animo comincia a vaneggiare. È colpa della lentezza delle guardie. Sei così impaziente di farla morire. La commozione non mi tratterrà dal far eseguire gli ordini. No! Aiutatemi! La figlia dei vostri re è condannata per un atto di pietà. No! Dei della patria! Aiutatemi! È inutile ribellarsi. Il fato è una morsa inesorabile. Non lo fermi né col danaro, né con le armi, né con le mura, né lo fuggi con neri vascelli sulle onde del mare. No, io sono condannata contro ogni giustizia. Se questo non è vero, anche tra i morti ammetterò il mio errore. Ma se sono innocente, io vi auguro che di questa mia morte sia peggiore la vostra. Tiresia, prometti che mi obbedirai. Non mi sono mai allontanato dal tuo consiglio. Ma oggi cammini sull'orlo della sventura. Che cosa vuoi dire? Ascoltami. Stavo seduto sotto la mia pianta, dove tendo l'orecchio ai suoni degli uccelli per trarne auspici. Ad un tratto ad uno scompiglio su tra i rami. Un nugolo di corvi si assaltavano stridendo, si laceravano col becco, con gli unghioli. Dal rombo delle ali capivo che c'era una lotta furiosa. Non era un buon presagio. E voglio offrire un sacrificio agli dèi. Ma attizzo il fuoco e quello non divampa. La carne della vittima si sfece, cruda, come putrefatta attorno alle ossa nude.
intorno si sparse l'odore del fiele, il male di cui soffre Tebe deriva dalla tua volontà. I templi e i focolari sono stati lordati dalla pastura di carne d'uomo che hanno fatto cani ed uccelli da un corpo insepolto per causa tua. Perciò gli dei non accettano più sacrifici e gli uccelli sazi di sangue umano danno presagio di morte. Rifletti, Creonte. Errare è comune tra gli uomini, ma colui che si ravvede può guarire il suo male. E non solo il suo. Il vero stolto è soltanto colui che si ostina. Cedi davanti alla morte del tuo nemico. Risparmiagli il disonore. Che vantaggio ne hai tu a infierire su un cadavere? Dico per il tuo bene. Ascoltare la parola di verità è saggio e utile. Sono diventato il bersaglio di tutti. Neppure le profezie mi risparmiate. Ma voi quel morto non lo chiuderete nella tomba. Cadano, Tiresia, anche gli uomini più scaltri, quando usano belle parole in vista di un profitto. C'è qualcuno che dica che forse pensi... Che altre parole insensate stai per dire? Sai che non stimo nulla più dell'onestà. E io nulla meno dell'impostura. Tu, non sapendolo, sei nell'impostura. Non voglio rispondere con insulti a un indovino. Mi insulti non credendo alle mie parole. Le parole dei profeti sono tutte in vendita. E quelle dei tiranni sono schiave della superbia. Stai parlando al tuo re, l'hai dimenticato? No, perché il tuo regno lo devi ai miei oracoli. E ora rischio di perderlo per le tue menzogne. Non costringermi a smuovere segreti che ho fermi nell'animo. Tirali fuori, se non hai in mente di guadagnarci. Credo che guadagnerai tu. Ma non tu. Non guadagnerai il mio animo, sappilo bene. Sappi tu bene che non si compiranno molti giri del sole e tu darai un uomo nato dalle tue viscere come riscatto per questi morti, perché hai chiuso una creatura viva in una tomba e tieni qui sulla terra un cadavere insepolto, separato dagli dei sotterranei. E questo non è concesso neppure a un dio, questo che imponi con la forza. Le rinni vendicatrici dei morti già ti spiano per sorprenderti. Se dico questo per lucro, lo vedrai tu stesso. Tra poco, quando i lamenti risuoneranno nella tua casa e le tribù del regno si leveranno in tumulto per il fetore impuro di carni umane che cani ed uccelli avranno sparso nei recinti sacri. Tu mi hai offeso, Creonte, ed io come un arciere scaglio contro il tuo cuore queste frecce infallibili che non puoi evitare. E ora via da qui. Che non sfoghi la sua collera su un cieco. E impari a tenere calma la lingua. E più serena la mente. Ha predetto una cosa terribile, mio re. E tu sai che non ci ha mai mentito. Lo so. E sono sconvolto. Cedere è tremendo. Ma sfidare la maledizione può essere più tremendo ancora. La prudenza, mio re, è necessaria. Che cosa devo fare? Dillo tu, parla! Va, libera la fanciulla dalla grotta e dai sepoltura a suo fratello. Tu credi che sia necessario cedere? Sì, re, e subito! La punizione degli dèi è un colpo già vibrato. Se vuoi fermarlo, affrettati. Non so piegarmi, eppure so che devo farlo. Non c'è speranza a lottare contro il fato. Fa presto e va tu stesso. Non mandare altri. Sì. Sì, andrò io stesso. Io l'ho imprigionata e la devo liberare io. Guardie con me! Bisognerà rispettare sempre le leggi degli dèi finché dura la vita! O Dio dai molti nomi, tu che abiti a Tebe come in tutto il mondo,
Tu che presiedi il segreto cuore degli uomini, vieni in aiuto, oh Dio. La nostra preghiera ti chiama, oh Dio. Sul tuo popolo incombe un contagio di morte, oh Dio. Vieni con il tuo passo rivelatore. Vieni con il tuo passo risanatore. Tu che muovi le danze delle stelle infiammate, che presiedi le voci della notte, rivelati, oh Dio, dispensatore di gioie, dispensatore di salvezza, liberatore del nostro cuore infranto. Dio. Nulla è definitivo, Tebani, nell'esistenza degli uomini. Felici o infelici, siano rivoltati in alto o in basso dalla fortuna. E nessuno è profeta di quello che può capitare a un uomo. Creonte sembrava invidiabile. Aveva salvato la terra dai nemici e regnava. Gli fioriva accanto la gloria di un figlio. Ora per lui tutto è scomparso. Un uomo che ha perduto la gioia non vive più. È un morto che respira. Non abbiamo capito. Parla più chiaramente. Quale altra sventura ha colpito questa casa? Sono morti. Morti per colpa dei vivi. Chi uccide? Chi muore? Eamon è morto. Ucciso con le sue mani. Sue di chi? Di lui o del padre? Con le sue proprie mani. L'ha ucciso il furore per il delitto del padre. Tiresia fu profeta del vero. Le sue parole si compiono. Ecco adesso il dovere più pesante. È la moglie di Creonte, Euridice. Forse ha sentito qualcosa. Una nuova sventura ha colpito questa casa. Perché nessuno mi parla? Parlatemi subito, qualunque sia la verità. Non abbiate timore. Io sono esperta dei mali. Io ero là, regina, presente. Ero andato con tuo marito fuori nella pianura, dove i cani mordevano ancora il corpo di Polinice. Lavammo il cadavere, lo ardemmo su dei rami secchi e lo coprimmo con un tumulo di terra. Poi da lì, nel buio, prendemmo la via della grotta dove Antigone era stata sepolta. A un tratto uno di noi, prima di essere arrivati, ode venire dall'antro un suono di pianto acuto. Si fa avvertire Creonte, che accorre e ode lui stesso un gemito di strazio prolungato. Allora egli lo riconobbe e disse: questa è la voce del figlio mio. Correte alla grotta, ascoltatela intorno. Guardate per le fessure della pietra, scendete dentro, ditemi se questa è la voce di Eamore o se gli dei l'ingannano. Noi andiamo secondo l'ordine del Signore e vediamo lei in fondo al sepolcro appesa per il collo, tenuta da un cappio fatto della sua veste. Eamone, lei è davanti. Le stringe la vita con le braccia e lamenta l'amore ucciso, le nozze perdute, la sposa fredda
è il delitto del padre. Creonte lo vede. Sventurato! Che cosa vuoi fare? Che idea folle ti ha preso? Esci da qua, gli grida! Da che rovina vuoi farti distruggere? Esci! E lo supplica in ginocchio. Ma il figlio rimane in silenzio. Lo guarda con disgusto feroce. Snuda la spada. Si lancia per colpirlo, ma il padre evita il colpo. Fuggendo. Allora il giovane, infuriato com'era, punta il ferro contro se stesso e lo spinge dentro le viscere. Poi, respirando appena, vedendo appena, la avvince con il braccio stanco e le sporca il viso cerio con il sangue che gli colava dalla bocca. E giacque morto, accanto a lei morta. Voi vedete un uomo ucciso e il suo uccisore di un unico sangue. Oh, insensata mia volontà. Figlio mio, come ti ha preso giovane la giovane morte? Sei partito da me, fuggito. La mia demenza, non la tua, ti ha tolto la vita. Un Dio mi ha colpito nel capo e mi ha stordito. Mi ha spinto in un deserto e ha calpestato la mia felicità. Signore, ferma. Tu vieni con un lutto e la tua casa te ne serva un altro. Quale dolore aggiunge al mio dolore? Tua moglie è morta. La madre di questo morto ha voluto finire la sua vita. Hai la voce della morte. Avanti, uccidimi una seconda volta. Non posso. Voglio vedere. Oh. Si è colpita con una lama acuminata presso l'altare e con gli occhi già velati dall'ombra chiamava per nome Emone, ucciso, diceva, da suo padre. Ma perché nessuno mi uccide? Ti malediceva. Ha detto che è morta per causa tua. No, non sopporto questo peso. Aiutatemi, aiutatemi, portatemi via, portatemi lontano da qui. Ormai non sono più nulla. A che serve andare lontano? Per fuggire il tuo dolore dovresti fuggire te stesso. Sì, voglio morire. È l'ultima cosa che chiedo. Il mio ultimo giorno. Non voglio vedere altri giorni. E tutte le cose che amo le unisco a questa preghiera, a questo voto. Portatemi via. Portate via quest'uomo folle. Io ti ho ucciso, figliolo, senza volere. E anche te, consorte mia. Non so più nemmeno verso chi devo rivolgermi. Tutte le cose vacillano, obliquo. Tutta la mia vita cade sotto la sorte pesante che mi ha colpito alla fronte.